Ciao a tutti, benvenuti sul salotto di Sara. Oggi vorrei fare con voi un piccolo progetto DIY, do it yourself o fai da te che dir si voglia. Faremo queste qui, che sono dei sottobicchieri, delle mini tovagliette plastificate, ma potete farlo anche in dimensioni un po' più grandi. Sono davvero molto molto facili da fare e io vi consiglio di guardare il tutorial. Ci vediamo dopo. Per prima cosa prendiamo washi tape e rivestiamo il foglietto di carta. Io ho scelto di rivestirlo in verticale, potete rivestirlo in orizzontale, in diagonale, potete fare dei pezzetti di diversi colori, insomma dovete lasciare andare la fantasia in questo caso. Quando il foglio sarà pronto, quando sarete soddisfatti del vostro lavoro, possiamo passare a inserirlo all'interno del foglio da plastificatrice. Come potete vedere, i fogli da plastificatrice, o almeno i miei, hanno un lato chiuso. Il lato chiuso sarà quello che poi dovrete inserire per primo dentro la plastificatrice. Ecco qua la mia, qui l'ho accesa e attendo che si scaldi, nel mio caso si accenderà una lucina verde. Dopodiché inserisco il foglietto e attendo perché fa tutto da sola, se lo porta dentro tranquillamente da sola e pian pianino lo farà uscire dall'altro lato. A questo punto sarebbe già pronto e io però per sicurezza faccio sempre un secondo giro, ovvero la faccio passare una seconda volta nella plastificatrice. E voilà, sono già pronte, come potete vedere è davvero facilissimo e sono proprio carinissime. E qui vi faccio un esempio di come si possono utilizzare. Io le uso volentierissimo per la colazione perché mettono proprio allegria. Ed eccoci qua di ritorno. Io spero che vi siano piaciute. Sono veramente, veramente molto facili da fare, molto carine e molto instagrammabili. Sono veramente molto, molto pratiche anche da pulire. Basta una spugnetta inumidita, un pannetto inumidito e vengono pulite in un secondo. Potete farle anche un po' più grandi. Questo qui per esempio è stato fatto stampando su un foglio A4 questa fantasia che è tipo marmo e poi l'ho plastificata in un foglio appunto A4 molto molto semplicemente. Quindi è un progetto anche piuttosto versatile, potete fare magari qualche scritta per dedicarla a qualche amico, per dedicarla al fidanzato, alla mamma, al papà, insomma in un attimo potete fare delle cose veramente veramente carine, potete unire il washi tape alle stampe, insomma con la creatività potete fare davvero davvero di tutto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, nel qual caso vi fosse piaciuto lasciate un pollice in su per aiutare me e il mio canale a crescere, se vi va commentate e se volete iscrivetevi, vi mando un grandissimo bacione e spero di rivedervi nel prossimo video, ciao! Thank you.